Ciao ragazzi, bentornati su Pokémon Let's Go Pikachu. Nello scorso episodio abbiamo fatto la Via Vittoria e siamo arrivati all'Altopiano Blu, alla Lega Pokémon. In questo episodio non faremo i Super 4, ma andremo in giro per la regione di Kanto a fare una cosa molto molto rompiscatole. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace e andiamo subito all'isola Cannella. Perché? Perché questa cosa devo farla assolutamente ora, perché se no più avanti è seriamente troppo facile. Allora, prima innanzitutto, se spawna ora Lapras mi arrabbio. Giuro mi arrabbio. Ok. Comunque, oggi cattureremo i tre uccelli leggendari. Articuno, che si trova qui. Zapdos, che si trova alla centrale elettrica. E Moltres, che si trova nella via Vittoria. Allora, ovviamente se incontrerò troppi Pokémon selvatici userò il super repellente, però non dovrei incontrarne tanti, non dovrei. Poi ora, piccola cosa molto importante, squadra, insegnate a uno dei vostri Pokémon frana. Ora non so se mandare Nidoqueen ora, perché contro Articuno Nidoqueen è seriamente debole. Però c'ho anche Arcanine, quindi sono abbastanza protetto contro Articuno. Anche contro Zapdos e contro Moltres. Contro loro due, davvero, sono messo veramente a posto. Ora, l'unico problema è arrivare da Articuno. E poi questo video sarà pieno di tagli, o meglio di due tagli, perché andare a curare, ciao Dewgong intanto, andare a curare i Pokémon, fare quello, fare quell'altro, sarà leggermente pieno di tagli. Adesso dovremmo esserci, eccoci qua, quello che è un Golbat. Allora, andiamo, ed eccoci qui davanti ad Articuno. Pika, Pika, Pika. Ed ecco Articuno, state veramente attenti. Articuno è forte, intanto riflesso quanto me lo ricordavo. Ok, evitato l'attacco. Ha ovviamente le statistiche boostate e dobbiamo stare seriamente attenti. Ok, Frana, come fa ad evitare? Cioè, geloraggio, ok, mi ha mandato KO coso. Ricordo il tempo lotta diminuisce anche se cambiate Pokémon o curate, quindi attenti. Ok, fuoco bomba, dai. Perfetto. Ok, grande così Arcanine. Lanciafiamme. Ok, dai. Ed ecco la chance per catturare Articuno. Ora, quando usa quel velo di ghiaccio, non usate oggetti. Però, ok, nulla. Però, anche se li avete usati, oh, io quanto ti odio Articuno.
Allora, però anche se li avete usati, quel coso di ghiaccio ve li blocca. 1, 2, 3. Ah, dicevo, anche se li avete usati, Maremma Articuno, anche se li avete usati, quel coso di ghiaccio ve li blocca. 1, 2. Allora, forza. 1, 2, 3. Ok. Articuno catturato, perfetto. Ah, livello 59. Mamma mia. Anche premio pal 59, perfetto. Dati di Articuno. Articuno, il Pokémon gelo. Questo Pokémon alato leggendario congela l'umidità contenuta nell'aria invernale e fa cadere la neve. Guarda con gli occhi, che hai appena usato. Oh, ma guarda, ho usato un Ultra Ball. Cioè, vabbè, non importa. Ora, ripeto quello che volevo dire. Se voi usate, che ne so, una bacca argentata, Articuno, se usa quello velo, se usa quel velo di ghiaccio, congelerà, anzi, annullerà la bacca e praticamente ritornerà al punto di prima. Oh, anni luce! Anni luce? Millenni! Per vedere questa cosa, cioè non me l'ha mai fatta finora. Oh, cioè, fino alla Lega. Mamma mia. Allora, dicevo, anzi, facciamo l'esempio. Se io utilizzo questa bacca, la... non mi ricordo il nome, la bacca lampon dorata, Articuno o anche Zapdos e Moltres cioè annulleranno il potere della bacca, e se la usate in quel momento mentre utilizzano lo scudo verrà annullata, verrà letteralmente vaporizzata. Quindi sì, state seriamente attenti. Adesso io direi di fare un leggero taglio e direi che ci vediamo tra poco. Quindi ci vediamo all'uscita dal centro Pokémon. A tra poco. Ora, nello scorso Let's Play ci ho pensato. Vi avevo detto che mosse avevano i Pokémon leggendari, però purtroppo non me le ricordo più e un pochino è anche bello non ricordarselo, perché è come giocare la prima volta e non ricordarsele mai. Che ho beccato un tentacle, vabbè. Anche se ripeto, io ho giocato miliardi di volte a questo gioco, però arrivo sempre qui e non mi ricordo mai i nomi dei le mosse dei Pokémon leggendari. Comunque, entriamo. Tranquillo Topino, ora risolviamo tutto. Ora, ricordo che io non ho esplorato una zona, ovvero questa qui. Intanto una pozione max. L'ho fatto apposta, così facendo me ne sarei ricordato. E tanto per...
Ok, catturato Electrode. Non so se ha tagliato o lasciato. Penso di aver lasciato questa lotta poiché l'episodio è veramente corto. Sono solamente 3 Pokémon da catturare. Si farà una cosa leggera extra e comunque ve la farò vedere questa cosa extra. Allora, fermi tutti. No, dov'è Pikachu? Dimmi dov'è. È qua? No. Dov'è? Caramella Voltorb. Si può trovare la caramella Voltorb? E tu fai veramente ribrezzo a stare... Cioè, Voltorb, Electrode, sei veramente orribile. Vabbè, c'è un altro oggetto? Dove? Cioè, ci sono un sacco di oggetti. Un'altra caramella Voltorb. Mamma mia, quanti. Cioè, non mi ricordavo queste caramelle Voltorb. C'è un'altra caramella Voltorb? Aspetta. Tanto per allungare un po' l'episodio, visto che ripeto... Turimma Electrode, sei grande come una casa. Ripeto tanto per... Questo episodio è veramente corto da fare. Magremite, non farti odiare da me. Ti adoro. Non sai quanto. Non sai quanto. Allora, dov'è? Un'altra caramella Voltorb. Ok, tutte caramelle Voltorb. Che ovviamente posso vendere e... Visto che si possono farmare, ve le vendano a poco. No, le potete vendere a poco. Comunque, piccola cosa. Mi dispiace per lo scorso episodio se quell'italiano era orribile. Mi ero appena svegliato. Grimer, ti odio. Uffa. Dai, questo episodio è facile, per favore. Facile. È difficile, però vabbè. Ora questo non importa. Andiamo di qua. E ora Zapdos. A noi due. Ho davanti coso? Sì, esatto. E no, ok. Andiamo. Comunque, piccola cosa importante, le statistiche aumentano tutte, tranne la precisione e l'illusione. Io credevo... ok... La miseria... Dai, è per 4. Ok. Cavolo. Allora... vai Frana. Ok... Bene, giù di morale, vai Frana. Brutto colpo, per favore. Niente, bene così, va sempre bene perché ha un danno extra, il bene così. Allora, vai. Ok, per far becco. Perfetto. E ora Frana ancora. Ed ecco la chance. Ora, ricordo quello che ho detto di Articuno. 1, 2. Ok. Dicevo, ricordo quello che ho detto di Articuno. Ora, visto che lui ha la barriera elettrica, non può. 1, 2, 3. Niente. Non potete usare gli oggetti. E mamma mia quanto odio Zapdos, perché va sempre a destra, manca scatti. 1-0 proprio, sempre. Allora, forse devo andare a farmare... a comprare delle Pokéball. 1, 2, 3. Oh!
Mi aspettavo più difficile, va bene. 870, bene. Ok, manca 3 Pokémon da far salire di livello. Zapdos, catturato. Zapdos, Pokémon elettrico. Si dice che questo Pokémon alato leggendario appaia quando il cielo si oscura e i fulmini celano l'aria. No, lacerano l'aria senza sosta. Stupefacente, Pikachu non riesce ancora a credere a quello che ha appena visto. Cucciolino, te ancora non hai fatto nulla. Ah, vabbè. Allora, direi che forse devo fare ancora il taglio. Però, dopo c'è un po' di cose extra da fare. Un pochino, proprio. Ora, vediamo quante Pokéball ho solo per vedere, eh. Allora, no, Pokéball. Pokéball. Ok, ho 104 Ultra Ball. Vabbè, nel caso ci vediamo nel prossimo posto, che è la Via Vittoria. Quindi dovrò per forza andare all'altopiano blu. Quindi, andiamo all'altopiano blu. A tra poco. Tranquillo Pikachu, si risolve anche questo. Allora, adesso dobbiamo fare il giro e purtroppo sarà abbastanza lungo. Ho comprato 20 Ultra Ball. Tanto per... E ora, facendo questo, dovrei arrivare in mezzo secondo. Da coso. Intanto Machoke. Allora, di qua... Da queste parti dovrebbe esserci la gente Jenny. Sì, perché è laggiù. E se trovassi coso, non mi ricordo il nome. Oggetto, vedo oggetto. No, è dall'altro lato. È qua? No. Dov'è? È qua? No. Dov'è? È qui. Oh, caramella intuito S. Ok, buona. Allora andiamo di qua. Vedo altro oggettino. Ok, qua, come lo sapevo che era lì. Vabbè, acqua fresca. Adesso sì, ho curato già il team al centro Pokémon. Andiamo qua. Ed ecco qui Moltres. Allora, ovviamente Nidoqueen. Potrei mandare Vaporeon, ma Nidoqueen, Dragonite e Arcanine devono guadagnare XP. Anche se poi la guadagnano tutti insieme. Dovrei avere delle caramelle, vero? Quindi casomai forse li porta al 60, non lo so. Fatemi vedere. Ho 3 caramelle. Sì, nel caso li porto loro al 59. Ultimo Pokémon. Vai. Pika. Pika. Ed ecco Moltres. Frana, dovresti fargli tanti danni. Onda calda. Lui praticamente non può toccarmi. Però avete visto i danni. Ora, dei Pokémon, delle statistiche, Zapdos dovrebbe essere quello più difensivo di tutti. Ok, vai.
Dicevo, Zapdos dovrebbe essere quello più difensivo di tutti, però non ne sono certo. 1, 2, 3. What? What? Serio? Al primo? What? Ok, non potete vedere la mia faccia, ma davvero ho sgranato gli occhi. Mamma mia. Allora, Moltres, Pokémon Fiamma. Quando questo Pokémon alato, leggendario, sbatte le ali di fuoco, anche il cielo notturno si tinge di rosso. Com'è possibile che... Cioè, vabbè. Pikachu non vede l'ora di giocare con il Pokémon che hai catturato. Lui sarà solo nel Pokédex e basta. Rimarrà lì e basta. Cioè, ha qualcosa per me Pikachu? Grazie cucciolo. Che cos'hai? Grazie, grazie infinite. Allora, adesso usciamo. Però questa qua dovrebbe farmi uscire subito, vero? A parte i Pokémon, dovrei essere subito all'uscita, vero? Andiamo di qua. Ok. Sì, di già all'uscita, perfetto. Ah, così facendo non ho neanche dovuto tagliare. E non so neanche a quanto sono, perché io adesso sono a 30 minuti. Solo per dirvi. Però, vabbè. Allora, intanto andiamo al... a curare i Pokémon. Comunque, piccola cosa, qui lagga, lagga tantissimo. Davvero, se avete i Pokémon fuori, lagga tanto, se avete i Pokémon trasporto. Pokémon trasporto, insomma, se vi fate trasportare dai Pokémon. Ora, prima di fare qualsiasi altra cosa, devo farvi vedere due cose prima. Ovvero, off camera, dovrei averlo fatto, vero? L'ho fatto? Non ho controllato. L'ho fatto, vero? Ok, l'ho fatto, però ordine di cattura. Allora, ho fatto evolvere Poliwhirl ed Exeggute in Poliwrath, che mamma mia, l'attacco fisico è alle stelle. Non è stato potenziato ovviamente tramite le cose, tramite le caramelle, tramite i livelli. L'attacco speciale non è ridotto, ma è ridotta la difesa. Ma davvero, questo Pokémon è forte. Se lo volete, prendetelo. Scusate il singhiozzo. Non ha le statistiche aumentate tramite gli EV e company. Quindi lo so, può risultare un po' basso l'attacco, ma davvero ve l'assicuro, Poliwrath è davvero potente. E ora Exeggutor. Questo Exeggutor è davvero potente. Davvero tantissimo attacco speciale. E Poliwrath, quando si evolve, quando Poliwhirl diventa Poliwrath, impara sottomissione. Invece Exeggutor impara pestone. Tanto per farveli vedere. Adesso i Pokémon leggendari non li vedremo in questo istante. Perché? Perché ho da fare questa cosa di vitale importanza che non ho fatto nell'altro let's play. E là, allenatore. Allora, allenatore, io vado molto fiero dei miei Exeggutor. Sono disposto a dartene uno in cambio di uno dei tuoi. Che ne dici? Certo. Unico, come dire. Mi raccomando, abbi cura del mio prezioso Exeggutor. Hai visto che schianto il mio Exeggutor?
Nella lontanissima regione di Alola crescono in modo impressionante e diventano altissimi. Ed ecco a voi, Exeggutor di Alola. Allora, eccoti qua, Exeggutor. Allora, Allora, attacco pioggia. Questo attacco è davvero, davvero buono. Però, ora, questo Exeggutor Erba Drago può imparare le mosse di tipo drago, ovviamente. Però può imparare una mossa che non mi ricordo il nome. Ma è di tipo drago, è davvero potente. Comunque sì, può imparare anche psichico, se mi ricordo. Comunque, ora vediamo i Pokémon leggendari, tu Electrode, vattene. Allora, Articuno. Abbastanza buono, poiché la sua difesa speciale è davvero alta. Allora, Specchio Velo, Gelo Raggio, Agilità e Riflesso. Allora, Specchio Velo. Mamma mia, meno male non gli ho usato mosse speciali. Comunque, Riflesso, sì. Ha delle statistiche praticamente quasi perfette. Però, se non... Che poi, piccola cosa che non sapevo. Dopo aver catturato i Pokémon leggendari, potete incontrarvi ovviamente più in là, dopo aver finito la Lega, nei percorsi. Quindi che ne so, posso trovare un Articuno nel percorso, ora, nel percorso 7, ma non nei percorsi iniziali. Nei percorsi iniziali è un po' difficile, ma più in là è davvero possibile. Mamma mia, lì, così facendo potete fare la catena dei Pokémon leggendari e trovare il Pokémon più perfetto per voi. Ora, Zapdos. Perforbecco, Fulmine, Agilità, Schermoluce. Lesta. Comunque di regola Zapdos dovrebbe essere il Pokémon più difensivo di tutti, se mi ricordo bene. E ora, Moltres. Etere Lama, Lanciafiamme, Agilità, Onda Calda, Modesta. Praticamente perfetta. Perché di attacchi fisici, è veramente basso di statistiche di attacco. Quindi davvero è perfetto. Ha l'attacco speciale altissimo. Ora, ok. Mamma mia. Tu invece... hai delle statistiche pazzesche. Ok, fatto vedere i Pokémon e... basta. Abbiamo fatto. Sì, molto corto questo episodio, no? Per voi. Adesso, devo usare le caramelle, perché non voglio andare con dei Pokémon overlevelati. Però di quanto overlevelati gli altri? Voglio solo vedere. Allora... vai. Info. Ok, quindi devo usare Arcanine nel prossimo episodio. Allora, nel prossimo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu faremo i Super 4. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E al prossimo episodio. Ciao!